Ora Do il si benvenuto a tutti. registrerà la conferenza. Do il benvenuto a tutti a questo secondo webinar sulla ripresa esponenziale, che è un'attività che CSMT insieme ai partner ExoMind e Bosch Tech ha avviato in questo periodo. Allora, cosa vedremo oggi? Infatti, una premessa tecnica. La premessa tecnica è che voi che state assistendo e tutti quelli che stanno partecipando al webinar hanno la possibilità di mandare dei messaggi, alcuni di voi l'hanno già fatto, quindi vedo che lo strumento è abbastanza semplice da utilizzare, direttamente a delle persone, quindi privato, oppure in broadcast a tutti, e siete assolutamente invitati a porre delle domande, porre delle questioni. Questo vuole essere un incontro un pochettino più concreto. Parleremo di casi pratici, spiegheremo ovviamente che cos'è la ripresa esponenziale, parleremo di casi pratici che abbiamo noi, come CSMT, i nostri partner, messo in campo, che risultati sono stati ottenuti, che progetti si possono mettere in campo e se c'è la possibilità, e questo se ne occuperà il nostro collega Alberto Bonetti, della parte di finanziabilità di tali progetti. Quindi chi parlerà oggi, chi prenderà la parola oggi? Inizierò io, sono Gabriele Zanetti di CSMT. Dopo di me parlerà Cristiano Daoglio di ExoMind, seguirà Riccardo Sesini di Bosch Tech e Alberto Bonetti di CSMT per la parte finanziaria. I primi tre interventi saranno di carattere più tecnico, e nel senso di digitale, mettiamolo così, mentre l'ultimo sarà sulla parte tecnica, ma della parte di finanziamento dei progetti stessi. Ripeto, siete assolutamente invitati, benvenuti a fare le domande, più domande possibili. Noi cercheremo da lato nostro di fare degli interventi rapidi, quindi intorno ci siamo dati come limite 15 minuti a testa per intervento, forse anche meno, sperabilmente meno, più o meno cercherò di stare parecchio sotto, e appunto per lasciare spazio alla discussione. Finite le presentazioni, cercheremo di creare un po' di question and answer anche tra di noi e animare un po' la discussione. Quello che vogliamo darvi oggi è darvi uno spaccato sulle possibilità che ci sono in campi e applicazioni completamente diversi, ma tutte fatte fattibili. Allora, quindi, di nuovo benvenuti e inizierei con la mia presentazione. Ripresa esponenziale. Allora, in questo momento siamo evidentemente in una situazione particolare, quindi ci sono delle reazioni chiare davanti a tutti alla situazione attuale, quindi alla situazione del Covid. Le reazioni che ci sono in questo momento sono principalmente ruotano intorno a questi tre macro temi: digitalizzazione, ricerca e innovazione in generale. Tanto per fare un esempio, tutti i vari dati che vediamo sulle analisi di movimento della pandemia, le previsioni, grafici che vediamo sul Corriere della Sera, dalla mattina alla sera, appunto. Che si basano tutti sulla raccolta di dati, sulla loro analisi e sulla simulazione di come questi dati varieranno. Spesso come si trasmette il contagio, perché un metro sì, perché 2 metri sì, 1 metro e 10 no, eccetera. Tutte queste attività, oltre a tutto il lavoro fatto con le stampanti 3D e dicendo, stanno un po' animando le reazioni emergenziali a questa situazione. Nelle reazioni alle difficoltà storicamente sono sempre emerse dei nuovi business, o delle, in questo caso, rivoluzioni nell'industria e nelle attività anche quotidiane, dalla macchina di Turing durante la guerra mondiale a Toyota e la riorganizzazione e eliminazione degli sprechi nella sua azienda, ma molto più recentemente durante l'ultimo Airbnb, per esempio, è nato durante l'ultima crisi del 2008, quello, riguardo crisi immobiliare nel mercato degli Stati Uniti. Come reazione del mercato immobiliare alla crisi è stato creato questa Airbnb ed è il business che conosciamo tutti benissimo oggi e che molti di noi hanno sicuramente contribuito a finanziare. Io sicuramente sì. Qual è la nostra proposta? In questo momento è duplice. Da un lato c'è una situazione evidente di probabile di crisi per molte delle aziende
del territorio italiano, mondiale in generale, quindi dovuta a n motivi. Dall'altro c'è la possibilità all'interno della crisi di poter sfruttare questa leva come trampolino per mettere in campo azioni che finora non si erano messe in campo. E queste azioni possono essere quello che noi vorremmo fare, che non siano solo dei cerotti per fermare un'emorragia, ma siano anzi un investimento, una leva che possa portare l'azienda negli anni successivi, nei mesi, negli anni successivi a migliorare le proprie performance. Potrebbe essere il momento giusto per farlo. Lo è, ma mi tengo un condizionale. Che approccio vogliamo seguire? Il nostro approccio è un approccio sistemico. Approccio sistemico cosa vuol dire? Non è soltanto dire ok, mettiamo del digitale e questo mi risolverà tutti i problemi. Mettere del digitale non basta, quello che serve è analizzare dove c'è un bisogno, analizzare in profondità, capire dov'è qual è la situazione, evidenziarlo e quindi trovare la soluzione a quel problema. Può essere anche non solo la soluzione al problema, può essere una leva appunto per migliorare l'attività di business nell'azienda. Ho messo delle punte di trapano perché l'esempio classico che viene fatto è quando qualcuno si rivolge a un negozio perché deve comprare la punta del lotto per fare la punta del lotto. Noi non, quello che noi vogliamo fare non è questo, cioè avere delle aziende che ci dicano ok, ho bisogno della punta del lotto. Quello che noi vogliamo fare è dire ok, perché c'è bisogno di questa punta? Perché voglio fare un buco nella parete? Perché cosa? Perché devo montarci una mensola? Perché devo mettere questi oggetti che sono in terra sulla mensola? Beh, allora può darsi che la soluzione al problema non sia comprare la punta del lotto, ma piuttosto riorganizzare quegli oggetti che sto immaginando di mettere sulla mensola. Ecco, questo è l'approccio che insieme, quindi permettete di tornare un passo indietro, noi, CSMT, insieme a Bosch Tech e ExoBind, unendo le nostre competenze diverse che però ben si mettono in comune, poter riuscire a proporre alle aziende la soluzione giusta e non semplicemente, passatemi ancora la metafora, la punta del lotto. Come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare la nostra proposta si articola in tre step. Il primo step è un meeting in cui noi incontriamo le aziende, in questo caso probabilmente non incontreremo di persona, abbiamo già iniziato a fare alcuni, ma no, incontri di persona non sono possibili in questo momento, ovviamente, in cui andremo a esaminare la situazione attuale, le problematiche, ma soprattutto le potenzialità di un'azienda, dove sta, dove risiede il know-how, il valore aggiunto, come è possibile sfruttarlo nella maniera migliore, ed evidenziando eventualmente dei nodi di rallentamento dell'azienda. A valle di questo colloquio o di più di uno, forniremo un action plan, cioè un report nel quale noi, in base a quanto è stato discusso, quanto è emerso durante la discussione, proporremo delle soluzioni concrete che siano sì, azioni pratiche e anche eventualmente suggerimenti a misure economiche per sostenere queste attività. Dopodiché l'azienda, dopo che avremo fatto questi due step, che sono del tutto gratuiti per le aziende, quindi riceverete a valle di questo, dovete investire soltanto il tempo del meeting fondamentalmente, si avrà parte di esecuzione, quindi di realizzazione di questi progetti o di altri che nella discussione potrebbero emergere, sperabilmente con noi. Il focus meeting si concentrerà principalmente, come abbiamo detto, su motivi quindi contingenti alla crisi, quindi se ci sono delle problematiche che sono emerse, una valutazione di quanto l'azienda è esponenziale, quindi quanto l'azienda può essere agile nel rispondere a dei cambiamenti e se così non è, che azioni fare per poterla rendere più agile, ma di questo parlerà poi in dettaglio Cristiano, e anche a livello di digitalizzazione, perché è assolutamente un presupposto fondamentale per poter mettere in campo delle vere processi di miglioramento esponenziale. Passerei quindi,
visto un excursus sul progetto a delle soluzioni che noi abbiamo messo in campo negli anni su cui noi lavoriamo quotidianamente come CSMT nelle aziende con le aziende. Il primo esempio è un esempio di in questo caso ottimizzazione di magazzini, in questo caso si è trattato di analizzare i dati provenienti dalla storicizzazione del magazzino, quindi movimenti da per il magazzino, quindi lo stock delle merci, dei componenti o dei prodotti. Tutti questi dati devono essere organizzati e raccolti in uno storage. E l'analisi di questi dati permette di fare una previsione e quindi permette di disaccoppiare il magazzino e quindi rispetto all'uscita, quindi può essere un'uscita interna per attività interne o un'uscita direttamente dal cliente, poter gestire le giacenze di magazzino in maniera indipendente dalla domanda dell'uscita. Questo ha alcuni evidenti vantaggi. I vantaggi sono anzitutto la riduzione dell'occupazione del magazzino stesso, dopodiché abbiamo evidentemente la possibilità di tenere i livelli di scorta al minimo, perché l'analisi di questo dell'andamento dei valori a magazzino ci permette quindi di dare un'informazione, un allarme, diciamo, quando arrivano a quota a una soglia di sicurezza o di allarme per riempire di nuovo quel particolare componente all'interno del magazzino, essere sempre sicuri di non rimanere senza, banalmente. E ovviamente questo libera le persone da delle analisi ripetitive, continuative sulle giacenze di magazzino e sull'andamento del magazzino. Tutto questo viene fatto in maniera assolutamente automatica. Questo, per esempio, è un intervento che non richiede l'inserimento di particolare hardware, ma soltanto una raccolta organizzata e continua dei dati. Come vedete, e come il titolo stesso del webinar di oggi, dati la faranno da padrone, cioè senza i dati è difficile fare delle analisi accurate, o meglio, i dati possono essere utilizzati per poter fare diverse azioni in automatiche o azioni di alto livello che altrimenti non potrebbero essere fatte facilmente. Vi faccio notare anche come tutto parta sempre da analisi del sistema, quindi prima va analizzato qual è lo stato del sistema in cui stiamo lavorando. Passando a un altro esempio, questo qua invece è un esempio che ha previsto l'inserimento di elementi di hardware all'interno del progetto in generale. Questo progetto ancora parte dall'analisi di sistema, in questo caso è stato effettuato per diversi clienti, è un modello simile, cioè il caso è un cliente in cui un'azienda che produce un macchinario con una certa complessità, le cui installazioni vengono fatte in giro, mettiamo in giro per il mondo, e si vuole ottenere una diagnostica da remoto più avanzata, più puntuale. Quindi abbiamo analizzato quali erano i componenti più critici delle macchine, macchinari stessi. Abbiamo individuato dei sensori, degli strumenti che ci permettessero di rilevare le grandezze che influivano appunto su questi componenti critici e attraverso diversi tipi di connessione, tutti questi dati continui raccolti dai sensori venivano organizzati e analizzati. Ovviamente è stato necessario un periodo di training, ma la cosa interessante è che l'effetto qual è? Che la macchina può semplicemente avvertire di un comportamento anomalo e quindi suggerire una manutenzione in loco, oppure sempre da remoto, era il caso delle aziende con cui abbiamo lavorato, da remoto era possibile monitorare e avere maggiori informazioni sull'andamento della macchina. Quindi la notifica può essere mandata sia in loco, si può essere mandata ovviamente da remoto. Il vantaggio immediato qual era in questo caso? Per il cliente finale che ha la macchina installata, la riduzione dei fermi macchina, delle manutenzioni, tutte quelle attività che fanno perdere produzione, investire tempo delle risorse in locale. Per i produttori del macchinario il vantaggio è evidente che posso spostare parte delle attività con un'assistenza in remoto e non ho necessità di dover mandare fisicamente, banalmente, ma il problema è effettivamente questo, mandare delle persone a riparare la macchina
in remoto perché ho più informazioni e probabilmente riesco a prevenire i problemi. Ci sono stati dei miglioramenti nell'attività di assistenza remoto e della riduzione degli spostamenti dei manutentori. In questo periodo lo spostamento delle persone manutentori è evidentemente un problema parecchio importante per molte aziende. Pensate poi dall'altro canto dalle aziende che invece hanno il problema che vorrebbero i manutentori per riavviare le macchine nella propria produzione. Altro esempio, questo qua è un esempio un po' più, un modello ancora più ampio, diciamo, in cui abbiamo sensorizzato una macchina e vorrei sottolineare come la sensorizzazione delle macchine vuol dire che noi nella buona parte dei casi lavoriamo con delle macchine che hanno un po' di anni. La cosa interessante è che per estrarre dei dati e fare questo tipo di attività delle macchine non è necessario che una macchina sia un ultimissimo modello, una macchina prodotta negli ultimi 5 anni, ma anzi, macchine molto vecchie con l'inserimento di alcuni sensori, quindi con le informazioni di come effettivamente le macchine stanno funzionando, si possono ottenere degli ottimi risultati, sia in termini di durata della vita della macchina stessa, perché più riesco a controllarla, più la macchina dura di più banalmente, sia in termini di qualità del prodotto che viene realizzato. In questo caso, per esempio, l'inserimento di sensori ci ha permesso in alcuni casi di migliorare il comportamento della macchina. In che senso? Per esempio, di risparmiare l'usura dell'utensile, per esempio, oppure risparmiare le tamponature di controllo della macchina, perché se la macchina banalmente non va fuori dai certi parametri che sappiamo essere parametri soglia che sono ottimi, tra virgolette, non c'è bisogno di controllare i pezzi, non c'è ragionevole bisogno di controllare i pezzi. Ovviamente non è che da un giorno all'altro questo si fa, è un processo nel quale poi si raggiunge un livello standard di sicurezza per il quale la macchina è abbastanza certa che non produca pezzi fuori dallo standard, quindi non ho necessità di interrompere e fare tamponature di controllo. Altra applicazione è sempre in base a come la macchina, tra virgolette, sta funzionando e che materiale in ingresso sto per dargli, può essere automaticamente rischedulato la produzione, quindi la sequenza di attività da fare in funzione di ciò che la macchina sta facendo in quel momento. L'ultimo esempio che vi porto è un esempio relativo anche qui abbiamo inserito dei sensori, questo è un esempio specifico in cui i sensori erano delle fotocamere, quindi delle fotocamere, vi faccio notare sempre che questo elemento che si ripete, che è un cilindro in cui vengono raccolti i dati, sta a significare che non basta soltanto raccogliere i dati, ma anche la parte di organizzazione e che dati raccogliere è fondamentale, quindi la fase iniziale di analisi, quali sono i dati significativi da raccogliere e come raccoglierli, è assolutamente una fase iniziale di analisi che è necessaria. In questo caso, banalmente, non basta mettere una fotocamera per risolvere il problema, bisogna capire esattamente che tipo di fotocamera, dove, come, in che angolatura e soprattutto questo era un caso, per esempio, in cui la fotocamera andava a individuare delle difettosità su una linea di produzione e qualora queste difettosità fossero rilevate, potevano essere fatte diverse azioni, potevano essere o scartati i pezzi, oppure nel caso specifico di un'installazione, fermata immediatamente la produzione, perché l'errore dava poi il processo sarebbe stato poi deteriorato completamente, quindi il processo produttivo si ferma e quindi evito di produrre scarto, che poi sarebbe stato o buttato o riutilizzato, in questo caso riutilizzato, e quindi ho un evidente vantaggio. In questo caso un vantaggio molto forte sullo scarto del prodotto, perché non viene proprio fatto nel momento in cui mi accorgevo che la macchina inizia a realizzare dei prodotti difettosi, viene fermata immediatamente la produzione. In questo caso una volta realizzato il software, c'è una parte di punto 3, per esempio, di addestramento che è fondamentale. Quindi qui viene affiancato il componente umano, la persona che prima era incaricata di controllare la qualità dei pezzi,
e in parallelo lavoro con la macchina, quindi la macchina viene addestrata dalla persona e una volta addestrata propriamente l'algoritmo può funzionare in maniera autonoma e produrre risultati attendibili. Questo è un intervento, diciamo, che poi di cui parlerà dopo anche Riccardo, probabilmente, perché è un'applicazione molto spesso utilizzata e non ha dei costi eccessivi, probabilmente dipende dall'applicazione specifica. Quindi con questo io avrei già concluso, sono stato abbastanza rapido, forse ho parlato un po' troppo in fretta, me ne scuso, ma volevo lasciarvi tutte le pillole necessarie per capire le tante diverse applicazioni che si possono essere fatte anche soltanto inserendo pochi sensori sulle macchine già adattate. Si ottengono dei risultati e dei miglioramenti davvero significativi. Allora, se ci sono domande, siamo ben contenti di rispondere, altrimenti io lascerei già la parola a Cristiano. Nel frattempo attiviamo la condivisione. E la domanda sulle presentazioni, sì, condivideremo le presentazioni, vi verranno inviate via mail alla fine del webinar, o più tardi domani, verranno inviate tutte le presentazioni in PDF, mi ero dimenticato di specificare questa cosa. Cristiano, ti do adesso la possibilità di condividere lo schermo, se lì ce l'ha già fatto, non so. Ok, ti do. Lisa, riesci a condividere lo schermo? Ancora non lo vedo. Ok, un secondo perché non riesco a applicare il menu. Eccoci qua. Dovresti essere in grado adesso di condividerlo. Sì. Sempre il problema dell'altra volta. Application. Andando. Dovrei. Riuscite a vedere il mio? Andiamo su desktop. Ok. Perfetto, Perfetto. dai, oggi siamo stati più bravi dell'altra volta. Grazie Gabriele per avermi passato la parola. Giusto una breve presentazione per chi non era presente l'altra volta. Io mi chiamo Cristiano Daoglio, ho fondato una società insieme ad altri soci che si chiama ExoMind con il proposito, con la missione di aiutare le aziende e i loro executive in un processo di business transformation, a trasformare il loro business, avendo come punto di riferimento il concetto delle organizzazioni esponenziali. Riprendendo un concetto di Gabriele, già prima dell'emergenza Covid, ma ancora diciamo di più durante la fase di emergenza, in questa fase di rilancio, abbiamo visto che le organizzazioni che sono riuscite a tamponare meglio questa situazione di crisi e a ripartire con più velocità sono quelle organizzazioni che da un lato hanno la tecnologia all'interno dei loro processi, sia intesi come processi produttivi, come ci ha fatto vedere Gabriele, che intesi come processi in generale, quindi stanno utilizzando le tecnologie più potenti, più emergenti, perché oggi utilizzare una tecnologia è molto più facile del passato, perché le barriere di utilizzo sono inferiori, i costi, come ripeteva anche Gabriele, sono sensibilmente inferiori rispetto al passato e le opportunità sono molteplici. Oltre a utilizzare le tecnologie, però, bisogna anche essere in grado di adeguare i propri modelli organizzativi, perché innestare queste tecnologie potenti in contesti organizzativi obsoleti, tipici di 10-15 anni fa, è più facile causare dei danni che avere dei benefici. Quindi è importante utilizzare le tecnologie più avanzate. Abbiamo visto i sensori, parliamo di big data, parliamo di robotica, di blockchain, di intelligenza artificiale, ma è anche importante agire su meccanismi e attributi organizzativi delle organizzazioni. L'organizzazione esponenziale è, per sua definizione, un'organizzazione che ha
giusto un piccolo recap, a monte un proposito e una mission ben chiara di trasformare la propria industria di riferimento e di contribuire anche in maniera sociale e ambientale a migliorare il mondo e comunque il contesto in cui opera, e ha determinate caratteristiche, alcune caratteristiche sono più esterne all'azienda, più legate a fattori di crescita, di creatività, e altre caratteristiche invece riguardano più i processi interni delle aziende. Tra queste caratteristiche, alcune delle più importanti, comunque in una logica di agilità e di flessibilità, far leva sempre più su risorse esterne, intese sia come staff, ma anche come asset fisici, avere nella propria cultura la sperimentazione, l'innovazione, fare sì che l'innovazione sia un processo continuativo all'interno dell'azienda, non qualcosa, diciamo, non periodico legato alle intuizioni del singolo, avere del personale che ha una forte autonomia, una forte capacità decisionale di prendere delle decisioni, di agire, e che ragiona sostanzialmente con dei dati in tempo reale, che sono tali da intraprendere delle azioni reattive in tempi molto bravi, molto brevi. Un'organizzazione, per definirsi esponenziale, diciamo che deve avere un MTP e almeno quattro di queste caratteristiche. Se invece parliamo di una startup, che per sua natura dovrebbe nascere già come esponenziale, e per definirsi esponenziale una startup dovrebbe avere tutte e 10 queste caratteristiche. Ovviamente questi attributi organizzativi devono poi andare a confluire in un modello di business, un modello di business che deve essere sempre più caratterizzato da un'offerta digitale o da servizi digitali. Questo non significa che un'azienda che ha un'offerta, che produce un bene fisico, non può essere un'exponential organization. Può essere un'exponential organization nel momento in cui va a arricchire questo bene primario con servizi accessori che vengono sviluppati in logica digitale. Nella parte sinistra del modello di business, tutte le relazioni con i clienti devono avvenire per quanto possibile attraverso canali digitali, attraverso touch point digitali, e devo cercare di avere un cliente sempre più connesso, sempre più co-creativo, sempre più interattivo con l'azienda. La parte destra del modello di business, che riguarda un po' le risorse, i processi interni, questi processi devono essere sempre più scalabili, sempre più automatici, sempre più intelligenti. Devono fare, diciamo, come vedremo anche negli esempi che vi presenterò dopo, leva su una serie di partner strategici, ragionare in una logica di ecosistema. E anche nella parte finanziaria, diciamo, le organizzazioni esponenziali hanno delle caratteristiche peculiari, perché tanti modelli di business oggi vanno oltre la classica, diciamo, idea di vendere un prodotto, ma viene reso disponibile un po' come il software, anche in modalità molto più flessibili o molto più legate a quanto questo bene o questo servizio viene utilizzato. Sul lato dei costi, l'organizzazione esponenziale è un'organizzazione che ha una gran parte di costi variabili e flessibili, e questo gli permette sostanzialmente di agire, di essere resiliente al verificarsi di fattori esterni. In questa breve presentazione volevo farvi vedere alcuni casi di trasformazione esponenziale che sto seguendo e che ho seguito nel recente passato. Il primo esempio è un'azienda che produce degli accessori per moto. È un'azienda non particolarmente grande, fa una decina di milioni di euro di fatturato, è un'azienda, diciamo, particolarmente dinamica. L'innovazione che abbiamo innestato su questa azienda si è andata a instaurare su quella parte del modello di business che riguarda le relazioni con il cliente. Quello che soffriva questa azienda era il fatto di non avere un rapporto diretto col cliente, ma di veicolare la propria proposta attraverso dei dealer, quindi era un classico business B2B. Gli interventi che abbiamo fatto in logica di trasformazione esponenziale sono stati innanzitutto il lancio di un canale diretto, puntando direttamente al rapporto col cliente, canale diretto che è stato strutturato intorno all'e-commerce e intorno alla digitalizzazione. Una seconda iniziativa, abbiamo creato una customer community, quindi questo cliente si è posto come regista di un blog, di una comunità, di gestire una comunità nella quale i clienti parlano tra di loro, si scambiano idee, suggerimenti e non fanno altro che, diciamo, aumentare quella che è la brand awareness e la brand recognition di questo marchio. Ovviamente quando si crea una community bisogna partire da quelli che sono i clienti più sfegatati, quelli che già dall'inizio sono quelli più attivi, più partecipativi, e poi allargare mano a mano questa platea.
sono arrivati a esternalizzare alcuni processi. Il classico processo di ricerca e sviluppo, diciamo, è stato quello di far sì che il prodotto venisse disegnato direttamente dal cliente. Quindi in questo caso sono andato a mitigare un rischio commerciale importante, perché se il mio cliente, che ha la possibilità di disegnare direttamente il mio prodotto, è ovvio che è molto probabile che questo cliente abbia il suo gradimento. Ultime due cose: hanno ridefinito il rapporto con i dealer, con i concessionari, hanno deciso di non abbandonare il canale B2B, o comunque far convivere i due canali, ma ovviamente si è creata la necessità, per quanto riguarda il rapporto col dealer, di creare dei servizi accessori, dei servizi privilegiati che potessero un attimino ridefinire il ruolo del dealer e continuassero, diciamo, a far sì che il dealer avesse comunque una sua identità e una sua creazione di valore. Ultima iniziativa che abbiamo messo in piedi, come insomma ricordava Gabriele prima, questo lo vedremo anche in un altro esempio, i big data, l'utilizzo dei dati è un fattore veramente fondamentale per innestare qualsiasi tipo di innovazione. Quindi questo cliente ha utilizzato i big data analytics per capire meglio il comportamento dei clienti, ovviamente sviluppando un modello di business B2C e non B2B, e anche sostanzialmente il comportamento dei dealer e anche dei processi interni. Quindi questo è un primo esempio di trasformazione esponenziale. Abbiamo agito molto su tutto quello che riguardava il rapporto con il cliente finale. Torno a ripetere, l'azienda è un'azienda di dimensioni non particolarmente elevate, 10-12 milioni di euro di fatturato, però un'azienda, diciamo, particolarmente attiva e particolarmente dinamica. Il secondo esempio è un'azienda che offre assistenza agli anziani. Questa azienda è un'azienda che ha headquarter a Vercelli, fa circa 100 milioni di fatturato ed è costituita da 300 persone e ha due, diciamo, business, due linee di business principali. La prima linea di business è una gestione delle RSA, e onestamente non vorrei essere nei loro panni in questo momento. Parlavo l'altro giorno con l'amministratore delegato di questa società e mi diceva che è una situazione molto molto critica, e soprattutto quello che stanno soffrendo loro è che loro hanno case di riposo in Liguria, in Piemonte, in Lombardia, e ogni regione ha dei protocolli particolari, ha delle regole particolari, e quello era sostanzialmente quello che li sta facendo diventare matti in questo momento. Hanno una seconda linea di business che stanno cercando di espandere sempre più, che era l'assistenza domiciliare agli anziani. In questo caso loro hanno scelto un modello di business digitale, un modello di business innovativo basato su una piattaforma digitale. La classica piattaforma digitale dove da un lato ci sono i clienti, quindi sono gli anziani che hanno necessità di ricevere dei servizi di assistenza, nella parte destra ci sono tutti coloro che offrono questi servizi. Quindi loro hanno deciso sostanzialmente di sposare un modello aperto, un modello digitale, un modello basato su una logica di ecosistema, e hanno deciso di offrire loro direttamente una certa serie di servizi, ma una gran parte dei servizi che vengono erogati, la maggioranza, vengono erogati da partner esterni, proprio perché si è scelto una logica di piattaforma digitale, di ecosistema. Quindi in questo caso questa piattaforma digitale ha la disponibilità di una varia gamma di servizi. Torno a ripetere, la maggior parte di questi servizi non sono erogati direttamente dall'azienda che gestisce la piattaforma, ma sono appaltati a partner esterni. L'accessibilità di questi servizi è di 7 giorni a settimana, 24 ore, quindi c'è un'interazione continua col cliente, c'è una disponibilità dei servizi in una logica continua. Hanno ragionato in una logica di staff on demand ed ecosistema. Alcuni di questi servizi sono svolti, erogati ad esempio da volontari. Ci sono delle signore pensionate che si propongono di andare a raccogliere la posta e di portarle agli anziani che non hanno la possibilità di farlo in autonomia. È stata utilizzata l'intelligenza artificiale per facilitare le richieste degli anziani. È ovvio che un anziano, non, per sua definizione, per sua natura, tranne pochi casi, non è molto familiare con l'utilizzo della tecnologia, però utilizzando l'intelligenza artificiale e utilizzando strumenti come possono essere Alexia o Siri, resi ancora più semplici da utilizzare, fanno sì che l'anziano possa essere, diciamo, connesso e interattivo. Ed è stato creato un dashboard con le informazioni chiave che è disponibile in tempo reale anche per i pazienti, per i familiari dell'anziano. Collegandosi a un'app hanno la possibilità di monitorare quella che è la situazione della loro persona di riferimento.
Un terzo esempio è, menzionava anche Gabriele all'inizio, nella presentazione Toyota Material Handling. Toyota è, Material Handling è quella branch, quella business unit di Toyota che costruisce i muletti, i carrelli elevatori. Toyota ha deciso di avviare un processo di business transformation e come prima area su cui abbiamo deciso di lavorare era quella sostanzialmente dei big data, perché si sono resi conto che loro hanno a disposizione una marea di dati, ma che non riuscivano ad estrarre valore di questi dati. Quindi abbiamo lavorato sulle quattro componenti di un big data journey, abbiamo lavorato sui dati, abbiamo definito una strategia, quindi abbiamo cercato di capire quali erano i dati che ci interessavano e che tipo di strategia volevamo mettere in piedi. Abbiamo lavorato sull'area delle competenze e l'area della governance e ovviamente abbiamo lavorato sull'area delle tecnologie, cercando di mettere a disposizione quelle tecnologie che permettano di analizzare i dati non solo a consuntivo, ma che permettono di avere dei comportamenti predittivi, prescrittivi ed anche nella parte più avanzata anche generare dei comportamenti automatici. Quindi attraverso i dati si generano delle vere e proprie azioni. Gli ambiti su cui stiamo lavorando in Toyota Material Handling per ottimizzare il valore dei dati, che costituisce un po' la prima fase che è stata, diciamo, decisa come fase per un processo più ampio di digital transformation, abbiamo scelto quattro ambiti. Il primo è l'utilizzo dei dati per sviluppare un sistema di competitive intelligence evoluto, quindi capire come si stanno comportando i nostri concorrenti, quali sono i trend del mercato, quali sono le evoluzioni che il nostro mercato sta avendo e fornirci delle informazioni in tempo reale. Questo per sottolineare un concetto che avevo sottolineato anche nel precedente incontro, il concetto dell'hyper-awareness. Oggi un'azienda non può permettersi di non sapere cosa gli avviene intorno. I dati sono stati utilizzati per ridisegnare tutto il servizio di assistenza di customer care, partendo dalle vere e proprie esigenze del cliente. Abbiamo utilizzato i dati per offrire dei servizi di manutenzione predittiva, quindi anticipare le esigenze di manutenzione. E abbiamo utilizzato i dati per sviluppare un sistema di vendor rating evoluto, quindi per capire come si stanno comportando i fornitori, quali sono le informazioni basilari che dobbiamo avere per tenere sotto controllo i fornitori e per far sì che il nostro servizio ai clienti sia un servizio sempre gestito nel miglior modo possibile. Un ultimo caso è il caso di un'azienda pugliese che ha sede a Molfette, che si chiama Evolus. Questa è veramente una piccola azienda, un'azienda che fa qualche milione di euro di fatturato, meno di 10 milioni di euro di fatturato, e questa azienda, diciamo, si è riconvertita, ha cambiato completamente pelle, sposando, diciamo, il concetto delle organizzazioni esponenziali. Evolus nasceva come falegnameria, come agenzia che in un secondo momento offriva semilavorati e articoli di ferramenta. Il fondatore di Evolus è sempre stato un sognatore, un visionario, un lungimirante, si è sempre dato il purpose di far sì che Evolus fosse un generatore di profitto per i propri clienti. Ha avviato diversi step di trasformazione. All'inizio ha lavorato sulla customer experience del cliente, ha creato un concetto di virtual showroom dove colui che doveva comprare una cucina entrava in una sorta di cinema virtuale e poteva disegnare, poteva co-creare la propria cucina scegliendo anche diversi materiali e quindi andando a innescare quello che era, ad evitare quello che era un fattore prezzo, perché la stessa cucina tu la potevi avere a tre costi diversi a seconda del materiale che decidevi di utilizzare. Il secondo passaggio è stato quello di entrare nell'ecosistema di Wurth, la multinazionale tedesca. A una fiera Evolus ha avuto la fortuna di conoscere Wurth, hanno iniziato a lavorare su alcuni progetti, su alcuni prototipi da sviluppare. Il WDesto concept era sostanzialmente l'allargare all'emisfero Wurth quella che era stata l'idea precedente del virtual showroom. Questo ha dato la possibilità di avere una crescita molto più scalabile, molto più veloce. Evolus di fatto è diventata per Wurth il motore, l'agente di open innovation, quasi la startup di Wurth per generare le idee innovative, e ha sviluppato sostanzialmente una logica di ecosistema. Il passaggio più evoluto, il terzo passaggio, è stato quello che proprio Evolus ha cambiato pelle, ha creato all'interno della propria azienda, pur essendo una
società piccola, ha creato un'unità che si chiama Evolus Innovation, che si è specializzata su soluzioni di virtual reality, augmented reality e mixed reality. Evolus, insieme a Natuzzi, ha creato per Natuzzi il concetto dell'augmented store, una sorta di store basato da un lato sulle tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata, ma anche, diciamo, che ha una componente fisica, dove il cliente entra dentro, può vedere il suo divano, può sceglierlo, può vedere rappresentato nella sua abitazione. Questo per Natuzzi ha avuto due vantaggi significativi. Il primo, che si sono ridotti i costi della gestione degli store, perché sono store molto più piccoli, ed ha aumentato sensibilmente l'esperienza del cliente. Questo progetto è stato sviluppato con la tecnologia Microsoft, e Satya Nadella, che è il CEO di Microsoft, ha durante la convention annuale che Microsoft fa a Filadelfia, ha sostanzialmente presentato questo caso come il progetto più innovativo dell'anno. Altri progetti ha sviluppato con team, ad esempio qualche giorno fa Microsoft ha lanciato un progetto che si chiama Digital Restart per l'Italia, dove Microsoft ha intenzione di investire $1,5 miliardi sul mercato italiano nello sviluppare nuove tecnologie nei prossimi 5 anni, e ha identificato alcuni partner. Tra questi partner, Evolus, diciamo, è l'unico partner del Sud Italia, ed è l'unica azienda, diciamo, che si può definire piccola. Come dicevo prima, Evolus ha sposato il concetto delle organizzazioni esponenziali. Quali sono gli attributi più importanti che ha sviluppato Evolus? Beh, innanzitutto un concetto di staff on demand. Evolus è una società molto piccola, molto flessibile. La maggior parte delle risorse sono risorse che vengono utilizzate a richiesta, staff on demand. Ovviamente, da questo punto di vista, il fatto di appartenere all'ecosistema Microsoft ha aiutato tanto. Sperimentazione, il DNA verso l'innovazione, l'esperimentazione continua è una caratteristica fondamentale di Microsoft. È una forte autonomia dei team di lavoro. Le persone hanno la facoltà di decidere, sono autorizzate anche a sbagliare, e è stata sviluppata una sorta di cultura del fallimento. Uno dei valori fondamentali di Evolus è nel dubbio fai. È ovvio che se tu hai come valore principale di un'azienda nel dubbio fai, devi anche poi mettere aspettarti che qualcosa vada storto. Quindi in questo caso una cultura del fallimento positivo che viene comunque sviluppata e viene promossa. L'intelligenza artificiale è stata messa nei processi più importanti, quelli più standardizzati, automatici, per diciamo, migliorare l'efficacia, l'efficienza e prendere delle decisioni migliori, e l'utilizzo di social technologies per rendere le informazioni trasparenti e condivise. Essendo partner di Microsoft, Evolus, diciamo, utilizza anche il suo interno tutte le tecnologie di Microsoft. È stata una delle prime in Italia, ancora ben prima dell'emergenza coronavirus, a utilizzare soluzioni come Teams in maniera avanzata. Quindi quali sono stati sostanzialmente i segreti dei pilastri della trasformazione di Evolus, che ha fatto sì che una piccola società pugliese di Molfetta diventasse partner mondiale di Microsoft e venisse scelta da Microsoft per un progetto così importante come quello che abbiamo visto prima? Beh, una leadership diversa ed esponenziale, una leadership visionaria con una forte connotazione tecnologica, che deve essere, come dicevo nel precedente intervento, una caratteristica che deve accomunare un po' tutti i leader. Una collaborazione continua con gli incubatori e con gli acceleratori. Il fatto di aver costruito questa nuova unit che si occupa di realtà virtuale e realtà aumentata ai margini dell'azienda tradizionale, dandogli una certa autonomia. Ripeto, l'azienda tradizionale è un'azienda comunque molto piccola, e ha applicato, diciamo, gli attributi e le capabilities delle organizzazioni esponenziali Scale Ideas in tutto il modello di business per renderlo più agile e il più possibile più innovativo. Quindi abbiamo visto che le aziende che stanno comunque rispondendo meglio alla crisi e hanno più velocità nel reagire sono aziende che da un lato utilizzano le tecnologie più avanzate, ma d'altra parte sono state in grado di modificare i modelli organizzativi. Questo per essere più flessibili, più agili e avere, diciamo, un DNA verso l'innovazione. Questi concetti possono essere applicati sia a aziende di dimensioni importanti, come può essere Toyota Material Handling, sia ad aziende, diciamo, di dimensioni medie, come quella che abbiamo visto che si occupa di assistenza agli anziani, sia in aziende, diciamo, di piccole dimensioni, come abbiamo visto essere
è la prima che si occupa di accessori per i motociclisti, o Evolus che si occupa di soluzioni di realtà virtuale aumentata nel mondo retail. Quindi questi sono concetti che possono essere utilizzabili per qualsiasi azienda, per qualsiasi industria, per qualsiasi dimensione. Ecco, io ho finito il mio intervento. Non so se c'è qualche domanda o Grazie mille Cristian anche per la rapidità. Una domanda, barra un appunto, lo faccio io invece sfruttando la tua presentazione e il gancio che adesso mi hai lasciato, nel senso qui vedo che uno dei punti fondamentali è collaborazione con incubatori, acceleratori e anche hai sottolineato la possibilità di utilizzare staff on demand e collaborazione nelle slide precedenti con università, eccetera. Diciamo che hai disegnato il CSMT anche, e questo non era pensato, però il nostro ruolo è ovviamente anche quello di trasferimento tecnologico, quindi noi siamo quella realtà che tante aziende vengono a con cui tante aziende vengono a collaborare per sopperire eventualmente a quella mancanza di tecnologia al loro interno. Per esempio, l'azienda che produce come dicevi tu, dispositivi per motociclisti, oppure abbiamo aziende che producono ciclomotori, per dire, non avevano un'esperienza forte in alcune componenti elettroniche che loro fondamentalmente installavano e si sono appoggiati a noi per risolvere alcuni problemi su quelle parti dettagliate del loro prodotto che gli creavano problemi nel senso di rotture, una percentuale troppo alta di rotture, problemi di assistenza, eccetera, non essendo prodotto direttamente da loro internamente, con il nostro supporto sono arrivati a ottenere una serie di processi per scremare, per esempio, i prodotti in ingresso e mettere sul mercato solo quelli che erano migliori, mettiamola così. Quindi questo è un esempio per dire che le collaborazioni con centri come il CSMT, con l'università, eccetera, possono essere la chiave per risolvere dei problemi che altrimenti un'azienda investirebbe tempo e risorse in maniera eccessiva per risolvere. Sì, beh, un Giusto? esempio sono le tecnologie sicuramente, ma sono anche le competenze. Stiamo parlando in questa presentazione tanto di big data. Oggi i famosi data scientist o esperti di machine learning sono risorse rare e tipicamente un'azienda di medie e piccole dimensioni non può permettersi questo tipo di investimenti. L'importante è essere consapevoli che oggi è possibile accedere a questo tipo di risorse in maniera flessibile, in una logica di staff on demand, utilizzando comunque delle strutture come può essere un polo tecnologico come CSMT o altri organismi. Quindi diciamo che oggi, col fatto che la tecnologia è accessibile a costi minori, le risorse sono molto più accessibili e diciamo fa sì che anche aziende di dimensioni non enormi possano lavorare con tutte quelle competenze e tutte quelle tecnologie che servono. Esatto, perfetto. Passerei la parola a Riccardo Sesini di Bosch Tech, grazie ancora Cristiano. Prego. Quindi Riccardo ti do il ruolo di relatore. Sì, E, buongiorno a tutti. Riccardo si presenterà da solo, ma insomma Bosch Tech sappiamo bene chi è Bosch e Riccardo ci presenterà alcuni casi di lavori che loro e di miglioramenti che loro hanno realizzato all'interno della loro azienda e del loro stabilimento. Ovviamente anticipo già che sono attività che possono essere realizzate in qualsiasi azienda. Ovviamente qui in Bosch su scala più grande, ma ovviamente può essere fatto in qualsiasi azienda. Prego. Bene, buongiorno a tutti, io sono Riccardo Sesini, sono responsabile della parte IT di una business unit del gruppo Bosch chiamata Bosch VHIT e collaboro anche con Bosch Tech, che è la scuola di formazione del gruppo Bosch in Italia. Quello di cui voglio parlarvi oggi è di alcune applicazioni di digitalizzazione che abbiamo fatto in Bosch VHIT, appunto in Adolfo Anengo. Bosch VHIT è un'azienda manifatturiera, fa parte del gruppo Bosch e è dedicata al settore dell'automotive. È un'azienda che produce pompe per il settore dell'automotive e in particolare pompe dell'olio, quindi per lubrificare il motore, pompe
per il vuoto, quindi per aiutare la frenata, pompe combinate, pompe per erogare il carburante e degli attuatori idraulici per aiutare la frenata disaccoppiata dei mezzi agricoli. Quindi VHIT è un'azienda che produce pezzi fisici per il mondo automotive. Anche però in questo tipo di aziende la digitalizzazione, come vi mostrerò fra poco, può essere importante. Nel nostro caso, la digitalizzazione per il momento ha aiutato molto nell'ottimizzazione dei processi produttivi, andando a combinare l'industria 4.0, quindi tutte le nuove tecnologie inerenti sia alla parte di IT, OT, Operational Technology e intelligenza artificiale, con una parte più inerente all'analisi vera e propria dei processi, quindi con la filosofia della Lean Manufacturing. La nostra modalità di lavoro per andare ad ottimizzare i processi si basa su una serie di step. La prima cosa che facciamo è sempre quella in ottica di Lean, di andare ad analizzare i processi produttivi stessi. Quindi facciamo quella che viene chiamata value stream mapping, mappiamo i processi e calcoliamo quegli indicatori, i KPI, che sono degli indicatori chiave che ci vanno a dare una fotografia di come stanno andando le cose in quei particolari processi. Da qui poi, facendo anche delle considerazioni economiche, andiamo a evidenziare quali siano i processi su cui vogliamo intervenire. Quindi c'è la selezione di questi processi e a quel punto c'è la seconda fase, è la fase di ottimizzazione vera e propria, dove andiamo a ridisegnare il processo, ancora una volta applicando delle tecniche del Lean Manufacturing, in questo caso Value Stream Design, quindi disegniamo il nuovo flusso produttivo e proprio in questa sede, nella serie di disegno del nuovo flusso, andiamo anche, quindi non necessariamente, ma anche se ve ne è l'opportunità, ad introdurre delle tecnologie digitali. Di che tipo? Di quelle che vedete elencate, quindi tecnologie di automazione più inerente alla parte di OT, tecnologie di digitalizzazione vera e propria, quindi inerente alla parte di informatica e tecnologie inerenti alla parte di analisi avanzata dei dati, quindi anche di intelligenza artificiale. Questo è il nostro modo di lavoro. Vi faccio adesso tre esempi su come abbiamo applicato questo modo di lavoro e su quali benefici abbiamo ottenuto. Il primo, quello che vedete qui, è il nostro layout del nostro impianto produttivo ad Offanengo e inizialmente, in ottica Lean Manufacturing, raccoglievamo su carta, lo vedete qua sulla destra, tutti i dati di produzione. I dati di produzione per noi sono i pezzi fatti, gli scarti, le fermate tecniche, i cambi tipo, le perdite di tipo organizzativo e così via. Quindi tutte quelle variabili che mi aiutavano ad consuntivare l'avanzamento della produzione. Attività sicuramente utile, ma comunque onerosa, perché fatta su carta voleva dire ricopiare manualmente tutte queste informazioni per poi cercare di estrarre valore da questi dati raccolti su carta. Cosa non facile perché dati raccolti su carta vuol dire dati difficili da poter utilizzare. Un altro processo che prima era fatto a voce o in maniera cartacea era inerente ai processi di manutenzione. Quando si verificava un guasto in una qualsiasi delle linee di assemblaggio delle macchine utensili, l'operatore, magari in questa posizione, che cosa faceva? Andava a chiamare il capoturno, che magari era dall'altra parte dello stabilimento. Questo arrivava, guardava qual era il guasto e se riusciva a risolverlo bene, lo risolveva, altrimenti a sua volta doveva andare in un'altra zona a chiamare i responsabili della manutenzione che intervenivano e risolvevano il guasto. Una volta che il guasto veniva risolto, le informazioni sull'intervento venivano inserite nel gestionale in SAP. Quindi in questo caso era un processo molto farraginoso, dove i flussi di informazioni erano tutti fatti a voce e quindi c'era del tempo perso, del tempo sprecato nel chiamare chi di dovere per risolvere vari problemi. Come abbiamo risolto questa cosa? Abbiamo risolto andando a introdurre delle tecnologie digitali, in questo caso tecnologie basate sia su una componente
IT, quindi applicazioni web, sia su una componente di interfaccia verso il campo. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di andare a introdurre un'infrastruttura che ci ha permesso di connetterci a macchine, a linee di assemblaggio anche datate. E quindi abbiamo compiuto quell'opera che viene detta di retrofitting, perché abbiamo fatto sì che queste macchine datate diventassero in grado di parlare, di comunicare alla stregua delle tecnologie nuove esistenti. Quindi, una volta che queste nuove macchine sono state, scusate, che queste vecchie macchine sono state connesse in rete con questa opera di retrofitting, è stata poi inserita tutta un'infrastruttura che permette e ha permesso di gestire i vari dati raccolti dalle macchine. Quindi, a questo punto, le macchine connesse che cosa ci hanno consentito di fare? Ci hanno consentito in prima battuta di raccogliere dati e andando ad aggiungere a questi dati raccolti anche la parte di applicazioni web, abbiamo creato tutta una serie di applicazioni che ci hanno permesso di sostituire i fogli cartacei che avete visto prima. Vi faccio vedere in diretta una di queste applicazioni. Questa applicazione web che dovreste poter vedere in questo momento è l'equivalente del foglio cartaceo che prima veniva compilato a mano. Quindi in questa applicazione abbiamo semplicemente la divisione per turni e in ogni turno per fasce orarie, e in ogni fascia oraria vengono raccolti i pezzi assemblati o lavorati, i target che avrebbero dovuto essere assemblati o lavorati, quindi in automatico viene calcolato anche il rendimento della macchina che è espresso come KPI OEE. Questi dati sono raccolti direttamente dalla macchina perché con l'infrastruttura che avete visto prima ci si interfaccia direttamente al PLC o al controllo numerico, i dati vengono letti in automatico da cicli di lettura e vanno a finire poi in un database che mostra video tramite questa interfaccia le informazioni sull'avanzamento della produzione. La stessa cosa la vedete qui e quindi dalla macchina vengono letti anche le fermate per cause tecniche, organizzative, di cambio tipo o per dei rilavorati. Questi che cosa hanno ci hanno consentito di fare? Ci hanno consentito, scusate che ho problemi a prendere la pagina, ci hanno consentito di andare ad creare dei database all'interno dei quali i dati potevano essere salvati e quindi elaborati ed analizzati. Quindi, le informazioni che avete visto inserite prima in quell'applicazione web vanno a confluire in questo database dove vengono analizzate completamente in automatico dagli algoritmi che girano 24 ore al giorno. E quindi, ad esempio, si vanno a compilare dei Pareto delle perdite che ci vanno a dire dove le perdite sono più frequenti e quindi su quale aspetto deve andare a concentrarsi l'attività dei manutentori o di chi fa efficientamento di processo. Quindi tutta quella parte manuale di inserimento e raccolta dati adesso è completamente automatica e quindi già qui noi andiamo a recuperare della produttività. Inoltre, per andare ad sopperire ai problemi che vi ho raccontato prima riguardo alla manutenzione, abbiamo creato questa applicazione web che connessa che è connessa alle macchine utensili e alle linee di assemblaggio. Quindi quello che succede è che quando si verifica un problema in una qualsiasi delle linee di assemblaggio delle macchine utensili, su questa schermata si colora la casellina che corrisponde a quella particolare linea di assemblaggio. Quindi, ad esempio, in questo caso si è verificato un problema che viene segnalato direttamente dalla linea di assemblaggio e quindi il manutentore direttamente dal suo ufficio e quindi non più dovendo essere chiamato da qualcuno sul campo riesce a capire che c'è un problema su quale macchina e anche quale sia il problema che ha segnalato la macchina stessa. A questo punto l'operatore può intervenire, può gestire l'ordine e poi lo può consuntivare direttamente da questa schermata. E questa schermata comunica poi anche con la parte di gestionale di ERP. E quindi abbiamo risparmiato anche la parte di consuntivazione a livello di gestionale.
Oltre a ciò, gli operatori possono vedere anche gli operatori di manutenzione le richieste aperte e quelle prese in carico. Ad esempio, tutte queste richieste sono state prese già in carico, mentre questa richiesta, vedete che ha un bordino rosso, vuol dire che non è stata ancora presa in carico e quindi può avere anche un allineamento migliore riguardo allo stato delle attività, di manutenzione. Quindi, tornando a noi, i benefici che abbiamo ottenuto da questo tipo di progetto sono stati sicuramente che siamo passati da una comunicazione uomo a uomo, human to human, a una comunicazione machine to human. E quindi è la macchina che in una certa maniera o comunica i dati riguardo all'avanzamento della produzione o allerta gli operatori nel caso qualcosa non vada, nel caso ci sia qualche guasto. Quello che abbiamo ottenuto, spero che lo vediate, è stato a fronte di costi di circa un 80.000 euro per la predisposizione del sistema globale, un ritorno dell'investimento di circa un anno, un payback period di un anno. Dovuto a cosa? Dovuto a un aumento di produttività, perché i dati sono sotto controllo e quindi si sa dove andare a intervenire per migliorare l'efficienza del processo stesso, e dall'altra il beneficio è stato dato da una digitalizzazione del flusso di informazioni e quindi una minore perdita di tempo nel chiamare i manutentori, quindi anche un minore tempo perso in totale per fermi macchina, e quindi in generale un aumento di produttività. Il secondo esempio fa riferimento a un progetto riguardante l'RFID, quindi un progetto che riguarda più la parte logistica. Ancora una volta, questo è il nostro layout produttivo e quello che succedeva prima è che il materiale da questo magazzino che vedete in questa zona veniva rifornito attorno alla zona di assemblaggio. Attorno alla zona di assemblaggio ci sono questi supermercati, li vedete in figura, che sono fatti da linee. In ogni linea viene messa una cassetta da una parte e dall'altra parte del supermercato questa cassetta viene prelevata e portata sulle varie linee produttive. Come era il processo prima? Il processo era che l'operatore logistico passava e andava linea per linea a vedere se quel particolare materiale in quella cassetta, in quella linea, dovesse essere rifornito o meno. Quindi c'era un processo completamente manuale di go and see. Nel caso fosse necessario rifornire il materiale, l'operatore andava al computer di linea, apriva una transazione su SAP per far sì di spostare il materiale anche digitalmente. Dopodiché andava a rifornire il materiale fisicamente all'interno dei supermercati e poi all'interno della zona di assemblaggio altri operatori prendevano il materiale, lo portavano sulle linee e con dei palmari andavano a chiudere l'ordine di trasferimento aperto su SAP. Ovviamente in questo tipo di processo c'erano tutta una serie di perdite di tempo dovute o ad andare al processo di go and see, quindi andare a controllare se il materiale effettivamente mancava o meno, oppure alla gestione del materiale su SAP. Come abbiamo ottimizzato questo processo? Tramite degli interventi ancora una volta basati su analisi del processo stesso, quindi lean manufacturing. Vedete in questa slide che cosa vuol dire mappare un processo vero e proprio, con una tecnica chiamata value stream mapping. Quindi il processo che vi ho fatto vedere prima in maniera semplificata viene qui spezzettato nelle sue diverse fasi con degli strumenti e con dei simboli ad hoc, proprio in l'ottica di lean manufacturing. Una volta che è stato mappato, viene ridisegnato, quindi viene fatto il disegno del nuovo flusso informativo e anche di materiale, e nel disegno del nuovo flusso vengono inserite anche delle tecnologie digitali, che in questo caso sono dei lettori RFID che ci hanno permesso di snellire completamente il sistema. Quindi, prima abbiamo analizzato il processo, lo abbiamo ridisegnato andando a introdurre nuove tecnologie e abbiamo calcolato quale sarebbe stato il beneficio economico che ne avremmo conseguito da questo processo. Alla fine, il processo finale è quello che vi descrivo.
c'è un alert automatico ora su ogni corsia, quindi quando c'è una corsia dove il materiale va sotto una determinata soglia come stock, scaturisce un alert. E questo alert che cosa fa? Questo alert va a far in automatico stampare un tag, un foglio RFID da una stampante collocata nella zona di magazzino. Quindi questa stampa è il trigger per l'operatore che vede i fogli uscire, che del materiale deve essere rifornito in ogni linea. Quindi poi l'operatore scarica il materiale dal magazzino e va a rifornire, come prima, manualmente tutte le varie corsie del supermercato. Il materiale viene poi trasportato sulle varie linee e qui l'operatore questa volta non va più a consuntivare l'ordine con un palmare, perdendo del tempo come prima, ma semplicemente prende il foglio RFID stampato dalla stampante e lo passa su questi lettori. Quindi semplicemente con un'operazione di un paio di secondi riesce anche a chiudere l'ordine di trasferimento su SAP. Che benefici abbiamo ottenuti? I benefici e i costi li vedete qua. Quindi a fronte di costi di circa 20.000 euro per il sistema composto da lettori, stampanti e componenti software, abbiamo ottenuto un risparmio di tempo che a seconda delle varie attività elencate si aggira nell'ordine di o del 20% per turno per determinati tipi di attività, nel caso specifico il primo flusso, e per il secondo flusso logistico abbiamo ottenuto circa il 60% del tempo. Quindi alla fin fine, andando ad risparmiare questo tempo, siamo riusciti a ripagare l'investimento in circa un anno e mezzo. Il terzo esempio che vi voglio fare fa riferimento alla parte di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per andare a riconoscere gli scarti di lavorazione. I nostri prodotti hanno un componente specifico che lo vedete identificato in questa figura, che è un filtro. Questo filtro serve appunto a filtrare l'olio che passa per queste pompe. Quello che succedeva o quello che succede è che questo filtro a volte è soggetto a errati posizionamenti e quindi in fase di assemblaggio il filtro viene assemblato male e quindi tutto il pezzo poi deve essere scartato. Inizialmente, per andare a riconoscere se questo filtro era posizionato bene o male e quindi se il pezzo era buono o era uno scarto, veniva utilizzato una valutazione manuale, quindi visivamente c'era un operatore che andava a verificare se il pezzo era buono o era scarto. Ovviamente questo era soggetto a determinate problematiche, quindi c'erano molti errori, sia falsi positivi che falsi negativi, l'operatore si stancava, dipendeva dalle condizioni di luce e così via. Dopodiché abbiamo inserito un sistema basato su telecamere che vanno a analizzare i pezzi, ma queste telecamere funzionavano a scala di grigi. Avevamo sicuramente prestazioni migliori, ma anche qui il sistema era soggetto a determinate condizioni di luce. Quindi alla fine, ed è il sistema che abbiamo in esercizio attualmente, abbiamo inserito un sistema basato sull'intelligenza artificiale che è in grado di andare a analizzare in un tempo molto ristretto, per ogni immagine acquisita, il tempo di analisi è di circa 300 millisecondi. Quindi ogni 300 millisecondi il sistema in teoria è in grado di analizzare un nuovo pezzo. Il tempo ciclo di questa linea è di circa 20 secondi, quindi vuol dire che il sistema è assolutamente in grado di verificare se un pezzo è buono o non buono. Quindi questo sistema di intelligenza artificiale che cosa fa? Scatta una sola fotografia per ogni pezzo assemblato e va a verificare se il filtro è stato posizionato bene o male e quindi se il pezzo è da scartare o no, oppure no. Il sistema funziona molto bene e siamo riusciti ad ridurre il numero dei falsi positivi da un 2,3% a circa lo 0,13%. Per un'azienda come la nostra che fa circa 5 milioni di pezzi l'anno, ridurre questa quantità di falsi positivi
quindi circa quasi il 2%, anzi più del 2%, è sicuramente vuol dire risparmiare un bel po' di soldi. Quindi, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che a fronte di costi di circa 20.000 euro a macchina per il riconoscimento di questi scarti basati sull'intelligenza artificiale, siamo riusciti a diminuire il numero dei falsi positivi e quindi alla fin fine il payback period è risultato inferiore all'anno. Bene, io ho terminato, se ci sono domande rispondo ben volentieri. Grazie mille Riccardo, è stato molto chiaro e interessante anche vedere la live situazione dei vostri sistemi. La cosa interessante che vorrei commentare in questo momento è il fatto che tu hai stressato molto la parte dell'analisi di processo. Quindi questo è anche quello che avevo menzionato all'inizio durante la mia presentazione, quello che durante questa iniziativa vogliamo portare avanti, nel senso che l'iniziativa è parte esattamente da una parte di colloquio, di analisi delle situazioni dell'azienda e quindi l'analisi del processo. Quindi la metafora che avevo fatto prima della punta del trapano, eccetera, è un po' questa. Bisogna analizzare i processi, capire bene qual è la situazione e in questo caso e poi agire. Questo qua è quello che noi in CSMT insieme a tutti i nostri partner facciamo come attività principale. Tempi di realizzazione, Riccardo, per questo sistema, cioè Allora, dall'inizio, dall'analisi. dipende dalle varie applicazioni. Quest'ultimo sistema, in realtà, abbiamo collaborato con una startup e quindi qua in circa 2 o 3 mesi abbiamo installato il sistema. Perché 2 o 3 mesi? Perché l'algoritmo deve essere allenato e quindi gli abbiamo sottoposto una certa quantità di immagini, lui si è allenato e quindi poi ha imparato a distinguere pezzi buoni da pezzi non buoni. Per il sistema invece basato su RFID, lì i tempi sono un po' più lunghi, dai circa 6-8 mesi per l'introduzione fino al go live, e invece per il primo progetto, quello che consisteva nell'andare a connettere tutte le macchine in rete a creare le applicazioni web, lì i tempi anche lì 6-8 mesi perché ogni macchina è a sé stante, quindi anche l'opera di retrofitting varia un po' da macchinario a macchinario. Perfetto. Ok, sì, questi sono anche i tempi che noi abbiamo normalmente nei progetti simili che realizziamo. Ci sono alcune domande dirette, per esempio, se il MES è stato realizzato da voi in Bosch, ma immagino di no, correggimi se Allora, sbaglio. Bosch ha un suo MES che è stato realizzato a livello centrale E e quindi che sì. poi dà a tutti gli stabilimenti e vende anche verso l'esterno. Diciamo che noi in una prima fase abbiamo fatto un qualcosa di light con delle start-up perché sembra strano, ma Bosch ha costi molto alti anche per noi stessi e poi in una seconda fase invece siamo passati alla versione normale. Ok, quindi questa parte mi permette di aggiungere anche che la parte di selezione di un MES è fondamentale, non solo per il prodotto di per sé, ma come questo prodotto si adatta ovviamente alle esigenze dell'azienda. E questo qua rientra sempre nella parte di analisi iniziale, di software selection, che è Certo. un'analisi che normalmente che è decisamente fondamentale per l'investimento, per investire qualcosina di più nella software selection iniziale. Ed essere sicuri che il prodotto è quello che ci aspettiamo è sicuramente un investimento saggio. Un'altra domanda è quella sempre per te, Riccardo, rispetto a che tecnologia avete usato per i big data nel primo esempio. Allora, vediamo se riesco a tornare indietro. La nostra infrastruttura si basa tutta su degli open source. La parte di streaming è basata su varie tecnologie come Kafka, Apache Kafka, poi c'è InfluxDB, Grafana, quindi open source, mentre la parte di big data è basata su framework Hadoop. Sulla gestione invece dei big data, La quindi la domanda canzone. Pronto? ingegnere, per girare la domanda anche a Cancarini che ci segue.
Ah, scusa, pensavo. Dicevo Scusa, mi ho che perso il live un attimo e ti ho parlato sopra. no, figurati. Framework Hadoop, e quindi poi per la parte di business intelligence abbiamo utilizzato Microsoft Power BI, e mentre per la parte di creazione di algoritmi ancora open source, quindi R, Python, TensorFlow, cose che vanno in questo periodo, open source comunque. Ok, sì, gli snodi siano come se fossero più quotidiani, no? Sì, esatto. Giro la domanda anche all'ingegnere Cancanini che ci segue, perché queste applicazioni, queste integrazioni sono attività che facciamo spesso in CSMT, giusto per capire che tipo di tool ci sono in questo momento, agganciandomi a questa domanda, e che tool possono essere utilizzati e che soluzioni ci possono essere. Secondo te, nel concreto, rispetto all'emergenza attuale del Covid, cioè la digitalizzazione, esempi di digitalizzazione o di attività che in questo momento potrebbero essere messe in campo? Allora, lato Bosch, quello che noi stiamo mettendo in campo sono varie tecnologie, quindi le classiche tecnologie per il distanziamento, che sono basate su tag Bluetooth indossabili. E cosa succede? Che quando due persone che indossano questo tag vanno sotto il metro o 2 metri di distanza è configurabile, scatta un allarme e quindi viene comunicato di mantenere la distanza. Inoltre, queste stesse tecnologie servono anche per fare tracing. Perché? Perché se io indosso un tag Bluetooth che ha un ID, se dovesse poi in futuro venire fuori un caso di coronavirus a una determinata persona, io riesco a risalire a tutti i contatti che ha avuto questa persona perché tutti indossano un tag RFID. Quindi questa è una. Altra cosa che stiamo utilizzando sono delle telecamere. Queste telecamere, a differenza dei tag RFID, hanno la funzionalità di poter riconoscere gli assembramenti. Ovviamente non riescono a riconoscere le singole persone, quindi non hanno la funzionalità di tracing, ma riescono a capire che in particolari zone c'è più probabilità che le persone si assemblino e quindi sono utili a poter cambiare il layout produttivo. Altra cosa che stiamo sperimentando, ma ancora proprio a livello sperimentale, sono dei sensori indossabili per andare a monitorare i parametri vitali. Quindi, ad esempio, il battito cardiaco, la temperatura. Questi servono per dei sistemi di segnalazione di casi di coronavirus nei momenti iniziali. Magari qualcuno ancora non si è reso conto di avere questi sintomi, con questi sensori indossabili si riesce in qualche maniera a anticipare il più possibile la diagnosi della malattia. Gabriele, se posso dire qualcosa? Ok, vai, Okay. sì, No, Federico. allora Vai, io assolutamente, aspettavo anche una sono tua, un tuo responsabile. commento. Sì, si può, diciamo, non ho molto da condividere. Volevo fare alcune osservazioni. Diciamo, io sono responsabile dell'area, diciamo, ricerca e sviluppo del CSMT, quindi seguo un pochino le tematiche di retrofitting, digitalizzazione, controllo di processo e quant'altro. Quindi non voglio soffermarmi sugli esempi che sono stati fatti, diciamo sono attività che ovviamente non sono nate con il discorso Covid, sono attività alcune brevi, alcune lunghe, sicuramente tutte molto interessanti su cui noi possiamo dare un supporto, diciamo. Perché sono già state fatte degli ottimi esempi di cose realizzate. E volevo soffermarmi un attimino sul discorso appunto riprese esponenziali, quindi che è un pochino il tema, il titolo insomma di quello che stiamo cercando di portare avanti. Ora, io credo che siamo tutti passati da, o comunque dovremmo passare tutti da una strategia di difesa che ovviamente è stata imposta dall'emergenza imprevista, il lockdown e quant'altro, a una strategia diciamo di attacco, che quindi vuol dire trasformare quelle che sono state problemi con relative soluzioni tampone in esame delle opportunità che si possono presentare, messe in campo di strumenti che magari da una parte finiscono di tamponare una situazione emergenziale che non è completamente risolta e dall'altra invece possono generare dei vantaggi. Io
Ce ne sono tantissimi, no? Perché non mi voglio soffermare su considerazioni economiche, in questo momento non è questa la sede. Volevo semplicemente magari fare un esempio di numerose situazioni che si sono generate con l'emergenza Covid, che sono state affrontate come problemi e che invece sono sfruttare completamente come opportunità, quindi non da fermare o sospendere con la diminuzione dell'emergenza e la fine del lockdown. Faccio solo l'esempio, ne faccio uno solo perché poi i tempi vedo che stiamo andando lunghi. Lo smart working, no? Cioè la necessità di limitare la presenza del personale in azienda è stato sicuramente un enorme problema per tutti. È ovvio che per il personale di produzione il problema non si risolve, non è un'opportunità perché se uno deve assemblare dei pezzi a mano non è che sicuramente con le soluzioni di digitalizzazione in breve termine risolviamo i problemi. Però siamo stati tutti, penso, quasi tutte le aziende costrette a utilizzare in un modo o nell'altro in maniera più o meno estemporanea delle attività di smart working. Che cosa possiamo dire dopo un po' di tempo di sperimentazione? Anche noi stessi le abbiamo sperimentate. Questa emergenza ha il vantaggio di evidenziare dei problemi di flussi organizzativi e di flussi di attività dell'azienda. Quindi è un'occasione per metterli a fuoco, per almeno metterci una bandierina sopra per poi andare a risolverli. Penso, ne faccio solo un esempio molto breve, il flusso amministrativo. Noi stessi abbiamo un flusso amministrativo dove la nostra amministrazione, al di là di tutte le digitalizzazioni con le fatture elettroniche e così via, stampa delle belle fatture di carta, ci mette un timbro e chiede una firma di autorizzazione, poi fa un bonifico e allega una copia del bonifico alla fattura e lo mette in un bellissimo archivio cartaceo che prima o poi andrà al macero dopo il periodo di conservazione. Allora sono tecniche tradizionali, ecco, magari ci vergogniamo anche un po', non siamo gli unici sicuramente che hanno. Certo, è a prova di CryptoLocker questa tecnica perché funziona benissimo se non ci sono incendi, però non è sicuramente compatibile con una struttura di digitalizzazione e tantomeno di smart working. Quindi lasciando stare l'amministrazione, lasciando stare la produzione su cui ci sono pochi rimedi immediati sulle attività manuali che un'azienda non può sicuramente reinventarsi in 5 minuti, ci sono invece esperienze positive perché sulla distribuzione dei compiti, per cui avere una disponibilità di tempo differenziata delle persone anche più estesa in funzione appunto della riduzione dei tragitti lavorativi e della disponibilità delle persone a casa, è molto importante anche per le aziende piccole. L'eliminazione del problema legato all'ubicazione territoriale dell'azienda. Se io sono un'azienda a Ponte di Legno o a Edolo e ho bisogno di certi tipi di professionalità, senza smart working devo trovare qualcuno che voglia andare avanti e indietro dalla sua abitazione al mio stabilimento oppure si trasferisce. Se diventa posso andare a reclutare competenze part-time, ad hoc, diciamo, quindi degli strumenti digitali di operatività nell'azienda che adesso fino adesso non esistevano e avere dei. Altri sono due esempi. Manutenzione. Quindi che è legato un pochino al discorso di retrofitting, quindi la manutenzione, poi a seconda della dimensione dell'azienda, sempre serve la presenza fisica del meccanico, dell'elettricista o del capo manutenzione o dello specialista elettronico. Le aziende grandi hanno delle presenze costanti, le aziende più piccole hanno dei fornitori locali oppure ovviamente si rivolgono ai produttori dei macchinari. Sui produttori dei macchinari, sulla teleassistenza, con l'industria 4.0 oramai tutte le macchine sono collegate. Tutte quelle nuove sono collegate fino a un certo punto, quindi fare veramente manutenzione a un macchinario non vuol dire semplicemente avere una finestra di TeamViewer su una macchina comprata l'anno scorso, vuol dire avere un sistema strutturato che consenta interventi magari di persona anche, ma a fronte dei quali una prima diagnosi viene effettuata in remoto con gli strumenti adatti, tra cui appunto molti di quelli dello smart working sono adatti. Questo richiede ovviamente una digitalizzazione, un interfacciamento dei macchinari, anche di quelli vecchi, lì entriamo nel discorso retrofitting, ma rilievo di parametri, ma benissimo si può integrare con queste logiche di lavoro remoto e che vuol dire riduzione di costi per l'azienda, aumento di efficienza, eccetera, eccetera, eccetera. In aggiunta a tutti quelli che sono stati esposti, che ovviamente sono strutturali, l'OEE e tutto quant'altro, va bene per il personale di produzione. Tralascio il discorso organizzativo.
perché appunto lavorare in questo in remoto vuol dire cambiare il modo di lavorare, cambiare i processi, fare un VPR, e, diciamo, cambiare abbastanza l'azienda. Non è un processo lunghissimo, però insomma richiede un certo commitment, un certo tempo, un cambio di mentalità. C'è un change management da fare abbastanza importante, perché certe professionalità sono un po' cristallizzate magari da tanti anni in azienda. Faccio solo un ultimo esempio e poi lascio. Anche la building automation, prendiamo. La building automation è visto un po', è sempre stata vista come una cosa comoda, regolo il termostato, lo spengo fine settimana, una cosa in più da fare negli edifici. Allora, è chiaro che nel momento in cui chiamiamolo smart working, quindi il lavoro remoto diventa strutturale, i risparmi possono essere consistenti. Io automaticamente mi si accende l'ufficio, nel senso in termini di riscaldamento, raffreddamento estivo e quant'altro, e di informazioni anche ai miei colleghi, nel momento in cui io penso di andare al lavoro, devo andare al lavoro. Non è semplicemente un orologio, un timer intelligente, come spesso viene utilizzato oggi, e parlo solo del riscaldamento, ma in realtà nello smart building, nella building automation ci sono tanti aspetti. Ora, tutti questi, che possono essere, ripeto, vantaggi magari marginali in situazioni non di lavoro remoto o saltuario, possono essere invece delle opportunità di riduzione di costi importanti, che moltiplicano l'effetto appunto di un'impostazione del lavoro un pochino diversa. In questo senso ho dato solo questi due stimoli per la ripresa esponenziale. Ecco, l'idea comunque è di cercare di dimentichiamoci i problemi per un attimo e pensiamo alle opportunità, e sulla base di quello vediamo se troviamo soluzioni che risolvono tutte e due. Ho finito, scusa Gabriele, sono stato un po' lungo. Grazie Fede. Hai finito con la building automation, che magari si aggancia al finanziamento del 110% recentemente approvato, e quindi con la parola finanziamento, se Alberto può prendere la parola, così ci può fare un excursus su attualmente quali sono le disponibilità di erogazione finanziaria a sostegno di questi processi di cambiamento, perché vi ricordo che CSMT fa questa parte di consulenziale per trasferimento tecnologico come per le aziende, ma ovviamente è tutt'altro che banale. Il CSMT fa anche parte del CSMT dedicata alle attività di project funding, quindi di sostegno a queste progettualità attraverso banditi nazionali, europei, che adesso Alberto ci illustrerà quelli più interessanti per l'attuale ripresa. Sì, benissimo, grazie Gabriele. Se mi puoi passare la condivisione dello schermo, così proietto le slide. Grazie. Intanto buonasera a tutti. Un attimo che attivo la condivisione dello schermo. Penso che ci sia. Adesso, ok, attivo la modalità a schermo pieno, se riesco. Devo solo spostare questo. Un secondo solo. No, un attimo solo ancora. Non mi si attiva la visualizzazione a schermo pieno. Un attimo ancora. È l'ultimo a destra. Ecco, okay. Dovrebbe esserci ora, se non erro. Si vede? Vediamo tutto a schermo pieno. Vai. Perfetto, ottimo, così parto. Allora, buonasera, grazie Gabriele. Sì, come Gabriele Zanetti ha detto, in CSMT ci occupiamo sia delle sfide tecnologiche, sfide competitive di cui abbiamo parlato finora, anche in collaborazione insomma con i partner che ci accompagnano su questa linea di attività in sé, e ogni volta che lo facciamo cerchiamo anche di investigare se esistano degli strumenti di finanziamento che possono accompagnare e sostenere questa tipologia di investimenti, di iniziative, di sviluppo insomma che le aziende clienti che si rivolgono al CSMT intendono portare avanti.
Quindi stasera parliamo di finanziare la ripresa esponenziale. Ovviamente gli strumenti di finanziamento sono tantissimi e non li vedremo tutti. Abbiamo selezionato solo quelli, sono quattro strumenti che sono più vicini al tema di cui abbiamo parlato questa sera, come appunto siamo usi fare, insomma, cioè quindi cercare di parlare degli strumenti che sono più vicini alle tecnologie che si trattano in ogni specifico tema, in ogni specifico webinar. Stasera abbiamo parlato molto di tecnologie digitali in sé, e abbiamo quindi pensato di parlare di quattro strumenti, alcuni sono un po' più piccolini, alcuni un po' più grossi, ma comunque tutti e quattro godono di un vantaggio particolare nell'applicazione su sviluppi e su progetti di tecnologie digitali. Parlerò in via breve di questi strumenti, le slide sono molto più dettagliate, ma verranno, come Gabriele ha già detto, rese disponibili se avrete necessità di dettagli particolari, ma per non allungare tempi cercherò di dare solo i concetti principali di questi quattro strumenti. Quindi parlerò di un bando che è aperto ora, che si chiude a fine giugno, che è promosso da Union Camera in Lombardia proprio sugli servizi impresa 4.0, servizi digitali impresa 4.0. Parlerò in via breve di uno strumento un po' più piccolo, ma comunque molto versatile, anche se riguarda più l'area di Brescia, perché è promosso dalla Camera di Commercio di Brescia e sostiene lo smart working, l'impresa digitale. Parlerò di uno strumento ancora stavolta a livello Regione Lombardia, Faber, che sostiene l'acquisto di macchinari, e poi un cenno, anche se veloce ma non va dimenticato, al mondo dei crediti di imposta, che pur essendo applicabili in genere a spettri di tecnologie molto ampi, ma trovano nell'industria 4.0 delle premialità particolari che rendono questi crediti di imposta particolarmente appetibili. Anche se, ripeto, non sono senza dubbio uno strumento nuovo, mentre invece i primi tre sono strumenti che sono stati pubblicati e sono resi attivi proprio in queste settimane, quindi sono abbastanza, tra virgolette, nuovi, anche se in qualche caso sono una edizione di strumenti simili già visti. Bene, partiamo allora con il primo dei quattro, un bando semplice, un bando Union Camera, Regione Lombardia, o meglio Union Camere Lombardia, quindi l'Unione delle Camere di Commercio di Regione Lombardia, quindi si applica alla Regione Lombardia e a imprese che hanno sedi in Regione Lombardia. Fondamentalmente sostiene soluzioni, prodotti, servizi che fanno perno su tecnologie digitali, industria, impresa 4.0, e tra un attimo vedremo quali sono, ma sono praticamente tutte quelle che senza dubbio possono interessare gli ambiti industriali dell'automazione dell'industria 4.0. È rivolto a medie, piccole e medie imprese, quindi non è rivolto a grandi imprese, ma a medie, piccole e micro imprese. In particolare fa perno sul trasferimento di competenze da soggetti cosiddetti qualificati, CSMT è uno di questi come vedremo dopo, e le imprese beneficiarie per trasferire soluzioni, applicazioni, tecnologie appunto 4.0. Ha una premialità su due temi, ma che sono semplicemente di accompagnamento, sono premialità abbastanza ovvie visto il periodo che viviamo, quindi sistemi che in qualche modo rispondono all'esigenza Covid o che vanno verso la il Green Deal, insomma sono progetti ai quali verrà dato una attenzione particolare, anche se devo dire che questo bando è abbastanza ampio e accoglie comunque tutti i vari settori. Bene, dicevamo, un bando che accoglie applicazioni che arrivano da mondi tecnologici molto variegati, quindi vedete l'elenco, si passa da robotica, manifattura additiva, prototipazione rapida, sistemi di realtà virtuale, realtà aumentata, interfacce uomo e macchine, sistemi cyber fisici e ancora internet delle cose, cloud, cybersicurezza, big data, insomma c'è di mezzo un po' tutto, da blockchain, intelligenza artificiale, integrazione verticale, orizzontale, direi che tutto lo scibile nell'industria 4.0 è considerato ammissibile in questo strumento e accompagnato tra l'altro come tecnologie di secondo livello, chiamiamo di accompagnamento, con le classiche tecnologie di e-commerce che sono opzionali ovviamente, e di ADI, di geolocalizzazione e altro. Bene, cosa offre questo contributo? Un contributo abbastanza piccolo, contenuto, ma comunque versatile e quindi di interesse. Sono 50.000 euro di contributo a fondo perso come massimo tetto e viene dato pari al 50% dei costi che sono ammissibili, quindi ripeto, un contributo abbastanza contenuto in termini economici, però insomma
di un buon interesse. Cosa si possono spesare? Si possono spesare costi di consulenza, appunto, come ho detto, di fornitura, sia di consulenza tecnica che di formazione, che di attrezzature che arrivino da fornitori qualificati, che sono fondamentalmente centri di competenza 4.0, CSMT lo è, riconosciuto MISE, piuttosto che startup innovative, piuttosto che grandi imprese che sono attive nel settore. Si possono spesare poi spese per la tutela della proprietà industriale e spese di personale dell'azienda all'interno. Ci sono dei limiti che non stiamo a vedere, ma fondamentalmente dalle percentuali che vedete nella coda di questa slide, diciamo che un 30% può essere coperto con costi di personale interno, gli altri sono tutti costi di o attrezzature, hardware, software o di consulenza, piuttosto che di servizio o di formazione che viene erogata nei confronti dell'impresa e che serve allo sviluppo di questi progetti, prodotti, servizi che fanno perno su tecnologie 4.0. Tempi sono abbastanza brevi, ma comunque opportuni per prendere in considerazione lo strumento. Bisogna presentare domande entro il 30 di giugno. È una procedura di tipo valutativo, quindi non importa l'ordine cronologico di presentazione della domanda, tutte quelle che verranno presentate entro il 30 di giugno verranno vagliate, verranno fleggate con un valore di merito rispetto a alcune caratteristiche di valutazione, e entro il 30 di settembre viene comunicato l'elenco di quelli che vengono finanziati. Una procedura che ha una buona disponibilità finanziaria, perché siamo intorno ai 3 milioni di euro, uno già assegnato, altri due opzionati, e con cifre non altissime per ogni singolo progetto. La numerosità progettuale sarà importante. Nell'ultimo bando di 2 anni fa, tra l'altro, noi abbiamo curato per i nostri clienti la presentazione di un progetto che ha avuto anche un merito abbastanza importante, si è classificato primo su più di 140 progetti che sono stati finanziati 2 anni fa dallo stesso bando. Comunque la progettualità, la disponibilità è ampia, e quindi è un bando dove progetti che sono costruiti in modo opportuno possono avere una ottima confidenza, insomma, di poter ottenere successo. Le spese si possono caricare, spese che fanno perno su un periodo temporale dal marzo di quest'anno, quindi si può cominciare a aver già speso scommettendo sulla finanziabilità, o comunque potendo poi rendicontare costi retroattivi fino al marzo, fino al 31 luglio dell'anno prossimo. Questo era il primo bando. Il secondo è un po' più piccolino, lo racconto in modo termini abbastanza veloci, ma è comunque agile, e quindi lo segnaliamo. È un bando della Camera di Commercio di Brescia, quindi restringiamo l'interesse sull'area di Brescia, promuove smart working, promuove la diffusione di tecnologie digitali, ha diverse misure, promuove costi che riguardano il 2020, quindi da gennaio al dicembre 2020, e dà un contributo a fondo perso che, come vedremo, non è amplissimo, ma che comunque risponde a una procedura abbastanza snella e quindi anche agevole. Che tipo di misure, cosa finanzia? Sono 5 misure. La prima dà un contributo a fronte di costi di consulenza, formazione nell'ambito dello smart working, di acquisizione di strumenti tecnologici. La seconda misura, io faccio scorrere le slide in modo veloce, ma ripeto, poi verranno distribuite, quindi potrete leggerle nei loro dettagli. La seconda misura riguarda in particolare la consulenza sull'industria 4.0, la misura più grossa, come vedremo, da fino a 10.000 euro in contributo a fondo perso. Non sono grandissime cifre anche in questo caso, ma comunque che possono avere un certo interesse, per consulenza per attività di tecnologie 4.0 e anche per attività di accompagnamento e di formazione, oltre che di acquisizione di attrezzature tecnologiche o software 4.0. La terza misura parla invece di azioni più di marketing, quindi realizzazione del sito web, azioni di e-commerce, azioni di web marketing. La quarta misura parla di security, soprattutto di sicurezza, di videosorveglianza e sistemi anti-intrusioni da installare in sede aziendale. La quinta misura di riduzione consumi energetici. L'abbiamo presentato soprattutto perché la misura più importante è quella seconda, quella che è legata all'industria 4.0, quindi ai temi dell'incontro di questa sera, è chi può erogare questo tipo di consulenza. Qui stavolta il
parco è abbastanza ampio, ancora ci sono i centri di ricerca, trasferimento tecnologico e competence center, ci sono anche tutti quanti che sono quelle entità che sono state diciamo classificate, riconosciute dal Digital Innovation Hub come competenti in ambito 4.0 e che possono quindi erogare i servizi di consulenza che possono essere coperti dal costo. Cosa viene erogato? Queste sono le cifre, si arriva a un massimo di 21.000 euro per azienda divise nelle diverse misure, la misura più leggermente più corposa, insomma la misura 2 che vi ricorda, quella di consulenza sulle tecnologie 4.0, sempre 50% del costo che si sostiene durante l'anno. Qui la dotazione finanziaria è ampia, non è la prima volta che viene pubblicato questo bando, anche nell'ultima volta è rimasto aperto per diverse settimane, perché con contributi così bassi, una dotazione è di 2 milioni di euro, quindi è alquanto ampia. Scadenze, diciamo che tra l'11 maggio e il 31 di dicembre è possibile, quindi è già possibile presentare la richiesta di finanziamento, una richiesta di contributo che viene effettuata post spesa, cioè prima si spende, si realizzano gli interventi, si sostengono le spese per l'hardware, il software, la consulenza, la formazione, eccetera, e dopo si può fare la richiesta per ottenere questo sostegno economico. Il terzo di quattro bandi è un bando Faber, un bando anche questo abbastanza noto, Regione Lombardia, stavolta la realtà geografica si allarga alla regione, però si parla ancora di piccole imprese, piccole o micro imprese. È un bando che dà una premialità particolare per attrezzature industria 4.0, quindi sono dei contributi anche qui non grandissimi, come arrivano al massimo a 35.000 euro, però insomma interessanti e snelli da essere richiesti. Danno contributi per spese per l'acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature. Ci sono alcune caratteristiche sulle imprese che devono accedervi, ma le lascio alla vostra lettura se avete interesse delle slide. Cosa finanzia? Dà un contributo a fronte dell'acquisizione di nuovi macchinari, che sono relativi alla produzione, nuove attrezzature accompagnati nel caso di 4.0 anche dal software e da attività di system integration. C'è anche una parziale possibilità di caricare costi in opere murarie, in formazione e anche in attività di sanificazione. La parte Covid c'è sempre. Contributo, come ho detto, al massimo 35.000 euro, quindi non è un grandissimo contributo, ma comunque insomma sempre pari stavolta al 30% delle spese, con un tetto massimo appunto di 35.000 euro. Ci deve essere, i costi devono essere affrontati entro tra il febbraio e il dicembre di quest'anno e ogni impresa può presentare una sola domanda. Ecco, anche questo va in valutazione, quindi ha un disegno di merito, un punteggio di merito e gli progetti in ottica 4.0 hanno una premialità particolare di questo bando. Si potrà cominciare a presentare richieste su questo bando il 19 di maggio. Tenete presente che ci sono solo 5 milioni di euro quest'anno, ce n'erano 15 milioni nella versione precedente, quindi è possibile che nell'arco di non molti giorni possa esaurirsi questo bando, quindi l'intenzione, cioè se vi è intenzione di farvi accesso, la cosa va fatta in tempi ragionevolmente brevi. Le criticità, appunto, non è ampio il parco della tipologia di aziende, essendo legato al micro e piccole imprese. Io chiudo l'intervento con qualche cenno che cerco di tenere veloce sui crediti di imposta, che vanno comunque menzionati perché sono comunque un elemento importante che premia in modo particolare le attività 4.0 e che quindi sono una opzione nota, perlomeno nota a molte aziende, ma che va tenuta presente nella programmazione degli strumenti di finanziamento. In questo caso non è un finanziamento, è un credito di imposta, è anche meglio del finanziamento perché non essendo appunto una entrata non genera alcuna imposizione fiscale, ma anzi è proprio un credito, quindi va sull'ultimissima riga di bilancio a alleggerire il peso fiscale dell'azienda. Il primo è sulla ricerca e sviluppo, che conosciamo penso in tanti, se non tutti, che c'è da qualche anno, anche se ha cambiato natura quest'anno nel 2020.
Eventi comunque è un ottimo strumento perché stimola la ricerca e lo sviluppo in diversi settori, in diversi ambiti, compresa l'industria 4.0. Cosa finanzia? Finanzia non solo la ricerca fondamentale, finanzia, dà un contributo alla ricerca fondamentale che vabbè, riguarda solo quanti fanno ricerca spinta, però riguarda l'innovazione tecnologica in modo più ampio. C'è una premialità che arriva al 10% che può essere interpretata come una percentuale alquanto limitata, però teniamo presente che può arrivare fino a 1,5 milioni di euro per ogni azienda del 10% dei costi che includono personale interno, che includono acquisizione di prestazioni, installazioni, hardware, quindi è un 10% che fa riferimento a un 100 abbastanza ampio. Quindi percentuale senza dubbio più bassa che nel passato, però una percentuale che su investimenti significativi può dare dei valori assoluti non banali. Requisiti di accesso è importante, qui noi pensiamo di svolgere in CSMT un ruolo importante da questo punto di vista, una relazione, un supporto tecnico che faccia una cosa molto banale, cioè che attesti che quelle attività che vengono portate a credito di imposta perché vengono interpretate dall'azienda come ricerca e sviluppo o innovazione lo siano davvero ai fini della normativa. CSMT svolge questo tipo di audit, di assessment tecnico e lo fa con, noi pensiamo, una qualche struttura per professionalità e soprattutto pensiamo anche una credibilità importante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che è l'ente che assieme al MISA, al Ministero dello Sviluppo Economico, svolge le verifiche periodiche e va in casa delle aziende e chiede a loro su quali basi hanno pensato di pagare meno tasse perché hanno sviluppato attività di ricerca e sviluppo. L'opinione di un centro di ricerca e trasferimento tecnologico come CSMT in merito riteniamo possa essere solido, ben strutturato e anche credibile vista la nostra missione e il nostro profilo. Il secondo è quello, anche questo abbastanza noto, molto noto, quello che era l'iper ammortamento, che da quest'anno è diventato un credito di imposta per gli investimenti in beni 4.0. È importante nella sua valenza economico-finanziaria, quindi perché ha un peso molto importante, arriva al 40% della quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro e il 20% sopra, quindi è una percentuale pesante, importante. Anche questo vive di un supporto tecnico di rilevanza e sul quale CSMT dedica proprie risorse, proprie professionalità, che è quello della perizia tecnica, quindi è quello della attestazione che effettivamente questo tipo di impianti rispondono davvero alla normativa delle 4.0, quindi siano connessi, siano effettivamente 4.0. Ecco, qui noi sviluppiamo, diamo assistenza ai clienti nell'assessment tecnico e anche nella perizia tecnica stessa. Ovviamente riguarda costi durante l'intero anno 2020. Ho quasi finito. Credito d'imposta, non dimentichiamo che ci sono altri crediti, per questo che li presentiamo tutti assieme perché diventano ormai un pacchetto coeso, integrato, quello della ricerca e sviluppo, dell'ex iperammortamento e quindi dell'acquisto di impianti, quindi dell'ottenimento dei crediti di imposta su questo. C'è anche la parte di formazione 4.0 e quindi la possibilità di avere crediti di imposta che sono legati a attività di formazione dedicata al 4.0. Anche qui i valori non sono affatto banali, 50% per le piccole imprese dei costi di personale, poi scendono al 40 e al 30 dalle medie alle grandi imprese, ma sono comunque dei valori di crediti di imposta molto interessanti, soprattutto perché sono appunto crediti di imposta. L'ultimo è più piccolo, ma comunque va menzionato, quello è il supporto per le fiere internazionali che riguarda il 2020, può arrivare al massimo a 60.000 euro, e anche quello delle spese pubblicitarie che si è accresciuto insomma con le ultime circolari, che dà la possibilità di ottenere un credito di imposta su ogni tipo di spesa pubblicitaria che possa essere sviluppata in questo ambito e arriva fino al 30% del valore di questa spesa e riguarda spese fino alla fine di gennaio del 2021. Ho corso un attimo, ma gli strumenti erano diversi e ovviamente avrete maggiori dettagli sulle slide che verranno distribuite e se avete domande io sono ovviamente a disposizione.
Grazie Alberto, diciamo in generale per sottolineare che sì, gli strumenti sono tanti, ce ne saranno ancora di più e varieranno probabilmente nei prossimi giorni, settimane, mesi, sicuramente, quindi siamo assolutamente a disposizione per integrare tutta l'offerta tecnica che noi possiamo fare con proposte di supporto tra quelle che ha citato Alberto, quindi si può sicuramente trovare o probabilmente trovare la misura più adatta ai progetti che intenderemo portare avanti, che intendete portare avanti. Se ci sono delle domande in questo momento, vi ricordo che vi daremo nella chat adesso, la mia collega Alice ha messo un form, il link a un form che vi chiediamo gentilmente di compilare. Per darci un feedback rispetto al webinar, le informazioni, quindi se volete darci qualche feedback interessante, così ci miglioriamo continuamente. Una domanda per Cristiano sul come, tra virgolette, leggo testuale, il modello di organizzazione esponenziale, come si può conciliare con le caratteristiche delle PMI bresciane italiane, in questo caso bresciane. Allora, come dicevo nel mio intervento, il concetto di organizzazione esponenziale è un qualcosa che si può estendere a qualsiasi tipo di azienda, a prescindere dalle dimensioni e dalla industria di riferimento. È ovvio che per un'azienda che ha, diciamo, un'offerta che per sua natura è già digitale, ci sono più opportunità di trasformazione. Però anche per un'azienda di piccole dimensioni, che è un'azienda produttiva, che ha un prodotto fisico, ci sono vari attributi che si possono applicare del concetto di organizzazione esponenziale. Possiamo pensare innanzitutto a tutto il rapporto con la clientela, che può essere un rapporto digitalizzato, che può essere un rapporto più interattivo, più coinvolgente. Possiamo pensare ad esempio anche a creare dei servizi accessori, la cosiddetta servitization, rispetto alla produzione di un bene principale. Quindi la risposta è che anche per aziende bresciane, diciamo che sono tipicamente aziende produttive di piccole e medie dimensioni, si possono veramente implementare parecchi attributi, si possono ottenere parecchi benefici. Diciamo che più l'offerta è già un'offerta nativo digitale, più le opportunità sono importanti, ma anche per aziende tradizionali si possono implementare diversi fattori con successo, anche aziende tradizionali che, come quella che ho, diciamo, descritto di Pugliese, hanno ottenuto dei ritorni dell'investimento molto importanti sia in termini di crescita che in termini di profittabilità. Quindi è un concetto che può essere esteso a qualsiasi tipo di industria e qualsiasi tipo di dimensione. Perfetto, ti ringrazio. Allora, in questo momento non ho una domanda specifica, non ci sono domande specifiche, provo io a porre alcune domande. Viste l'attuale emergenza, secondo te Cristiano, approfitto che ti vedo con la webcam accesa, in questo momento quali sono le azioni che magari più trasversali che delle aziende possono mettere in campo. Ovviamente ogni azienda è diversa, avranno diverse problematiche, però in base alla tua esperienza magari ci sono delle situazioni non comuni o misure che si possono mettere in campo che normalmente sono adattabili e producono effetti in diversi campi. Allora, come dicevo nell'incontro del primo webinar, secondo me avremo due fasi di questa ripresa. Una prima fase sarà una fase di sterilizzazione, di contenimento, dove dovremmo mettere in sicurezza l'azienda sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista finanziario. Da questo punto di vista, sicuramente le azioni più trasversali sono quelle che riguardano la sicurezza delle risorse umane. Come diceva anche il vostro collega, far sì che alcune logiche di smart working continuino anche dopo questa fase. Leggevo
oggi di aziende come Twitter e come Google, che è vero che sono aziende statunitensi, però comunque sono sempre quelle che tracciano un po' la rotta, permetteranno ai propri dipendenti di continuare a lavorare da casa a loro scelta anche in questa fase post-Covid-19. Un'altra cosa che secondo me è molto importante riguarda la gestione dei rapporti con la clientela. I rapporti con la clientela devono essere trasparenti, dobbiamo cercare di essere molto vicini ai nostri clienti, di dialogare con loro, se abbiamo la possibilità anche di venire incontro alle loro esigenze, quindi creare un'empatia, creare un ingaggio con i clienti. Questo diciamo nella fase chiamiamola 1 o 0 di sterilizzazione. Nella fase di ripresa, secondo me, un po' come abbiamo visto in tutte le presentazioni di oggi, è di fondamentale importanza iniziare a ragionare sui dati, accumulare dati e trasferire i dati in informazione e in conoscenza. Questo, secondo me, è alla base di tutto per poi implementare soluzioni di intelligenza artificiale o di process robot automation. Quindi nel breve termine, mettere in sicurezza l'azienda dal punto di vista finanziario, mettere in sicurezza i collaboratori, avere un rapporto nuovo con i clienti, dialogare maggiormente, capire le loro esigenze, cercare di creare delle soluzioni condivise e in un secondo momento puntare molto sui dati per capire dove si può creare e generare valore con i dati. Questi secondo me sono gli interventi più trasversali e più logici. Penso che come dicevo prima, un'ultima cosa, anche l'esempio di Evolus dimostra che se voglio ripartire in maniera esponenziale, se voglio essere particolarmente innovativo, magari creo un laboratorio di innovazione al di fuori dell'azienda tradizionale, quindi mi creo, se possibile, una startup interna all'azienda che lavora con crismi di agilità e di innovazione. Abbiamo visto che questo è stato reso possibile anche per un'azienda che fa qualche milione di euro di fatturato. Ecco. Ok. Hai nominato i dati, quindi ci tengo a ricordare che il passaggio dei dati probabilmente è sottovalutato il fatto che i dati ci sono già in azienda, come ha mostrato prima Riccardo con l'esempio di quelle tabelle con piene di fogli che poi sono state riportate tutto online. Ecco, i dati effettivamente ci sono i numeri da qualche parte nell'azienda, ci sono i dati, ok? Si può fare retrofitting, è quello che facciamo spesso, ma in molti casi i dati già ci sono, come i dati che possono portare a una migliore organizzazione dell'azienda, quindi o di parte dell'azienda. Ad esempio, il magazzino che ho fatto precedentemente è un esempio nel quale nel dettaglio i dati c'erano, ma erano disaggregati, venivano da messi in posti diversi, in formati diversi, alcuni digitali, alcuni no, e quindi parte del lavoro è stato anche organizzare questi dati. E poi da questi dati estrarre delle informazioni e delle azioni che hanno portato dei risultati economici misurabili. Quindi il fatto del passaggio del dato all'informazione, che è il tema di questo webinar, è ovviamente un passaggio fondamentale, ma si parte da una base che normalmente è già presente in azienda e magari in alcuni casi non è semplicemente aggregata in maniera corretta. Quindi i dati ci sono, bisogna gestirli e aggregarli. Qualora non ci fossero, è sempre possibile, con spese considerabili, insomma, inserire delle sensorizzazioni, inserire degli strumenti che ci permettono di estrarre questi dati e ottenerli in qualche maniera. L'esempio che faceva Federico, che questo paradigma è applicabile dall'industria all'edilizia a qualsiasi tipo di attività, è particolarmente importante, nel senso che in questo momento l'IoT eccetera ci permette, con effettivamente uno sforzo minimo, di ottenere dei dati importanti che possono avere un effetto anche immediato sulle attività dell'azienda. Adesso la contingenza che ci chiederà le aziende di mantenere la distanza, che citavo prima Riccardo, distanza tra le persone e gli assembramenti eccetera, sono tecnologie che sono necessarie, potremmo continuare a utilizzare, ma che è probabilmente furbo sfruttare in questa maniera con un occhio al domani, nel senso: oggi devo monitorare la distanza dei lavoratori, domani questi stessi tag possono servirmi per gestire ingressi, accessi alle aree, piuttosto che autorizzazioni, piuttosto che
interazioni con delle macchine, il device Bluetooth che mi tiene la distanza dal mio collega, domani può essere utilizzato per avere delle interazioni con la macchina su cui lavoro, col computer, con la stanza, accendere la luce della stanza quando io entro con il mio device Bluetooth. Queste possono essere tutte cose che possono essere fatte, che in questo momento non sono richieste dalla legge, ma che possono essere fatte. Quindi avere un occhio magari anche al domani e implementare le tecnologie che ci vengono richieste con un occhio all'utilità che esse possono avere, senza soltanto usarle come cerotto perché ci viene richiesto di tamponare il graffio, ma magari cercare di utilizzarle per domani scopi un po' più complessi. Che dici? Un'altra cosa, Gabriele, che mi sento di aggiungere, questo è un passaggio forse culturale forte, però insomma, credo che anche dopo il coronavirus e quello che succederà, sarà sempre più importante anche per imprese di piccole dimensioni lavorare in una logica di ecosistema, quindi uscire sempre di più dai confini della singola azienda e cercare comunque delle aggregazioni o cercare dei modelli di business collaborativi come quello che facevo. Vedere ad esempio di questa azienda che si occupa di servizi di assistenza domiciliare, non aver paura di collaborare con la filiera, di aggregarsi anche in una logica variabile e flessibile, perché diciamo che sarà molto importante una volta usciti da questa situazione. Quindi anche il concetto di ecosistema e di collaborazione diventerà di fondamentale importanza e credo che comunque un'organizzazione come CSMT possa essere un po' il collante per questo tipo di attività, ecco. Sono sicuro che tutti i partecipanti al webinar di oggi hanno un occhio attento a questa parte di organizzazione e networking e sicuramente troveremo modo di mantenere il contatto e trovare delle possibili collaborazioni insieme o trovare degli spunti di collaborazione con altre aziende. Questo è il ruolo di CSMT ed è il ruolo che noi portiamo avanti, che vogliamo portare avanti. E non so se Riccardo vuole aggiungere qualcosa o... per me siamo arrivati a 2 ore, non ci sono particolari domande, quindi ricordo a tutti che manderemo in mail le presentazioni di oggi, quindi con tutti i dettagli, in particolare anche sui numerosi dettagli espressi sul project funding che possono essere stati un po' rapidi e magari non si è preso nota di tutto, quindi manderemo tutte le presentazioni via mail, e manderemo anche il link per il form online per darci un feedback. E questo è quanto. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, e grazie a tutti i relatori che sono stati, secondo me, così chiari, esaurienti e hanno dato le informazioni interessanti. Se volete fare un saluto particolare, altrimenti per me il webinar è concluso. Buona serata. Gabriele, buona serata. Buona Ciao, grazie a tutti. serata a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Buona